stagione estiva tra nuove offerte e nuovi pacchetti famiglia è decisiva per salvare il settore dei parchi di divertimento. In gioco c'è il futuro di un settore che sviluppa un giro d'affari da 350 milioni di euro l'anno ed impiega 15.000 persone. Sono 207 le strutture in Italia. Il dato sui visitatori, circa 18 milioni l'anno, è in calo del 10%, così come la spesa per biglietti e consumazioni, che si attesta sui 300 milioni. Le situazioni più critiche sono al centro-sud, tiene il nord-est. Si punta sulle promozioni a misura di famiglia. La crisi si sente un po' in tutti i settori e la sentiamo anche noi. Il nostro target è la famiglia e su cui puntiamo molto. Per molti italiani portare la famiglia a divertirsi al parco è un lusso. Siamo in 7. Quanto costa portare la famiglia al parco? Allora, 100 euro non bastano. Abbiamo preso un pacchetto nell'albergo a Lido di Savio e quindi abbiamo fatto con loro. È un regalo di promozione del bambino. Una volta l'anno? Una volta l'anno, sì, si può fare senza problemi. Un esempio di buona reazione alla crisi è il parco Le Navi di Cattolica. Nel 2007, con i conti in rosso, rischiava la chiusura. È stato salvato da 16 dipendenti che si sono riuniti in cooperativa. Da un anno l'acquario di Cattolica fa parte del gruppo Costa Parchi Edutainment, insieme ad Italia in miniatura a Viserba, Acquafan ed Oltremare di Riccione. Abbiamo 4 parchi completamente diversi. Abbiamo fatto un più 15% su tutte le strutture. L'anno scorso Oltremare, quando siamo entrati, abbiamo abbassato il prezzo, siamo passati da 28 a 24 euro. Forse anche necessaria come scelta. Sì, sicuramente necessaria, ma assolutamente coraggiosa in una situazione dove il bilancio non era congruo.